Cominciamo questo allenamento con un mini riscaldamento. È sempre meglio fare o un fluido o un riscaldamento prima di fare questo HIIT. Stiamo parlando di un bel lavoro tutto il body che passeremo da un esercizio all'altro, dando il massimo e spingendo veramente tanto destra e sinistra con i nostri fianchi. Cominciamo a fare piccoli movimenti, però ripeto, o su un trampolino o pedalando, o altrimenti un riscaldamento per cominciare. Per fare il nostro primo movimento. Allora, il nostro primo movimento è una toe touch, proprio tocco i piedi e poi risollevo le braccia sopra di me. Continuate a prepararvi perché sarà 50 secondi di lavoro e poi 10 secondi di recupero. 3, 5, 4, 3, 2 e vado. Ok, 50 secondi, scendo giù e salgo su, scendo giù e salgo su e proprio potrei anche saltare volendo, però se vuoi devi decidere tu l'intensità. L'intensità può essere alta, può essere bassa. Toccala per terra, stendo le braccia sopra di me, continuo a lavorare sui taloni. Mi raccomando, lavori sui taloni e provi a dare la spinta non dalla schiena ma dei glutei e delle gambe. E proprio lavorando anche leggermente sulla parte esterna del piede perché quello ti dà la spinta maggiore su il gluteo. Ci mancano ancora 15 secondi. Comincerai a sentire tanto questo lavoro perché è un lavoro intenso, total body, perché e poi se è troppo intenso puoi anche non utilizzare le braccia, fare soltanto uno squat classico per 2 per 1 e stop. Ok, andiamo a prendere un elastico. Prendiamo un elastico, un paio di qualcosa che ci permette di avere questa resistenza e andiamo a lavorare i pettorali. Proprio comincio a spingere in avanti facendo uno step touch. L'elastico posso andare più velocemente, più lentamente. La cosa importante è che l'elastico rimane sempre in tensione, anche incrociando leggermente le mani, provando di incrociare addirittura i gomiti. Perché quando incrocio i gomiti attivo di più le fibre del petto. Immaginate i pettorali che sono suddivisi in due e vado in chiusura ancora per 15 secondi. Chiudo i gomiti, chiudo le braccia, incrocio, 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 attivando i muscoli del pettorale ancora per 7, 5, 4, 3, 2. E recuperiamo. 10 secondi di recupero, pronti per passare al prossimo movimento. Bevete l'acqua se è necessario. Divarico. Ok, divarico, le ginocchia sono divaricate. Vado a fare semplicemente un movimento di torsione della busta, del busto, facendo un plié con le internocosce. Le ginocchia sono sempre rivolte verso il dito medio del piede per proteggere le ginocchia, ma porto spalla sinistra, poi spalla destra in avanti, lavorando per la spalla, per l'internocoscia, per la schiena. Se la schiena si sente troppo stanchezza con questo movimento, riduci il piegamento e proteggi sempre la schiena. Dobbiamo sempre crescere con i nostri allenamenti, non dobbiamo mai esagerare e dobbiamo sempre pensare che è un dialogo tra me e il mio corpo. Il mio corpo dice quanto energia ha e io lavoro entro il rango di stanchezza, ma non dolore, mai dolore. 10 secondi di recupero, ci mettiamo giù, mi appoggio in ginocchio ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Ok, down dog, up dog. Qui io posso o andare giù e piegare e farlo con le braccia tese, le gambe tese, o altrimenti io posso appoggiarmi le ginocchia. Se voglio appoggiare le ginocchia mi abbasso e poi risalgo sulle ginocchia, o altrimenti posso trattenere la plank e tornare indietro in down dog, andando da down dog a plank. Ci sono tre diverse opportunità. Allora, ginocchia piegate a terra e al lavoro utilizzando, aiutandomi con le ginocchia, o altrimenti stili militari come lo state guardando, come sto facendo adesso. Ecco, là ho usato le ginocchia, ecco, questo mi aiuta per renderla più facile, o altrimenti vado da plank a down dog e stop, recupero. 10 secondi di recupero, stiamo facendo un lavoro molto intenso, a me piace tutto il body perché è molto stancante. Adesso affondo, spingo giù il tallone, ok?
forte la gamba, destra in avanti, spingo sul tallone, anche leggermente sulla parte esterna del piede, spingo e se voglio aumentare l'intensità divarico le braccia, perché quando le braccia sono o altezza delle spalle o sopra le spalle, aumenta l'intensità. Così le braccia possono spostarsi, più vanno in alto, più mi aumenta la pressione e aumentano l'intensità del mio lavoro. Posso tenerli a cactus, lo posso tenerli dritte o assolutamente la posso tenere all'altezza dei miei fianchi. Posso anche aggiungere un peso volendo. Queste sono sempre la vostra opportunità di modificare a casa vostra, perché voi state crescendo o magari siete principianti o siete già esperti. Però la cosa importante è farlo a livello che tu ti senti di fare. Cambiamo la gamba, facciamo altri 50 secondi nella stessa maniera, spingendo giù sul tallone del piede sinistro e continuo proprio di spingere verso basso. Non sto provando di innalzarmi, sto provando di abbassarmi, spingere il tallone contro il pavimento. Sto provando di fare di tutto per far sì che allontano da me il pavimento. Le braccia possono essere sui miei fianchi, lateralmente, a cactus o sopra la testa. Ognuno deve decidere qual è il livello che vuole fare, perché ripeto, più vanno in su le braccia, più si va in su la pressione, e non dobbiamo neanche esagerare. Ancora per 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E recuperiamo 10 secondi. Ok, andiamo a fare il nostro ultimo esercizio. Giù, scendiamo giù, poggiamo i gomiti, torniamo in una bellissima plank, perché plank è eccellente. Poi avremo un recupero. Ok, tiro sui fianchi e tiro dentro l'addome. Ok, un movimento dove lavoro di sollevamento delle anche, addominali che si stringono. Continuo a fare il mio allenamento, vai, continuo a tirare sull'addome. Concentrati, perché mancano gli ultimi 22 secondi fino al recupero. Ok, abbiamo quasi finito. Ok, ancora 15 secondi, pompa verso alto. Sento il lavoro che sto facendo. Ultima, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ok, adesso abbiamo 30 secondi di recupero. 30 secondi di recupero. Prepara anche se dovete bere in questo frangente, se dovete allungarti, aiutarti proprio di fare un recupero di forza. Puoi anche pausare e andare magari a fare un plin plin se necessario. Scusi, è un minuto di recupero, non 30 secondi, è un minuto di recupero. Pronti per ripartire? Allunga le spalle, allunga le braccia là dove senti che comunque hai dato tanto. Continua a allungare, perché dobbiamo ripartire fra poco. Ci siamo quasi. Pronti per metterti in posizione per ritornare a fare un altro giro bello intenso, bello pronto e bello impegnativo. Siamo pronti? Ok, 5, 4, 3, 2, 1, partiamo. Vai, giù e salgo su, scendo giù e salgo su, e proprio potrei anche saltare volendo, però se vuoi devi decidere tu l'intensità può essere alta, può essere bassa. Toccala per terra, stendo le braccia sopra di me, continuo a lavorare sui talloni, mi raccomando, lavori sui talloni e provi a dare la spinta non dalla schiena ma dei glutei e delle gambe. E proprio lavorando anche leggermente sulla parte esterna del piede, perché quello ti dà la spinta maggiore su il gluteo. Ci mancano ancora 15 secondi, comincerai a sentire tanto questo lavoro, perché è un lavoro intenso, total body, perché, e poi se è troppo intenso puoi anche non utilizzare le braccia, fare soltanto uno squat classico per 2, per 1 e stop. Ok, andiamo a prendere un elastico. Prendiamo un elastico, un paio di qualcosa che ci permette di avere questo
resistenza e andiamo a lavorare pettorali. Proprio comincio a spingere in avanti facendo una step touch. L'elastico posso andare più velocemente, più lentamente. La cosa importante è che l'elastico rimane sempre in tensione, sempre in tensione, anche incrociando leggermente le mani, provando di incrociare addirittura i gomiti, perché quando incroci i gomiti attivo di più le fibre del petto. Immaginate il pettorale che sono suddivisi in due e vado in chiusura ancora per 15 secondi. Chiudo i gomiti, chiudo le braccia, incrocio, attivando i muscoli del pettorale ancora per 7, 5, 4, 3, 2 e recuperiamo. 10 secondi di recupero, pronti per passare al prossimo movimento. Bevete l'acqua se necessario. Divarico, ok, divarico, le ginocchia sono divaricate, vado a fare semplicemente un movimento di torsione della busta, del busto, facendo un piglié con le interne cosce. Le ginocchia sono sempre rivolte verso il dito medio del piede per proteggere le ginocchia. La porto spalla sinistra, poi spalla destra in avanti, lavorando per la spalla, per l'interno coscia, per la schiena. Se la schiena si sente troppo stanchezza con questo movimento, riduci il piegamento e proteggi sempre la schiena. Dobbiamo sempre crescere con i nostri allenamenti, non dobbiamo mai esagerare e dobbiamo sempre pensare che è un dialogo tra me e il mio corpo dice quanto energia ha e io lavoro entro il rango di stanchezza ma non dolore, mai dolore. 10 secondi di recupero, ci mettiamo giù, mi appoggio in ginocchio ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1, ok. Down dog, up dog, qui io posso andare giù e piegare e farlo con le braccia tese, le gambe tese, o altrimenti io posso appoggiarmi le ginocchia. Se voglio appoggiare le ginocchia mi abbasso e poi risalgo sulle ginocchia, altrimenti posso trattenere la plank e tornare indietro in down dog, andando da down dog a plank. Ci sono tre diverse opportunità. Allora, ginocchia piegate a terra al lavoro, utilizzando, aiutandomi con le ginocchia, o altrimenti stili militari come lo state guardando, come sto facendo adesso. Ecco, là ho usato le ginocchia, ecco, questa mi aiuta per renderla più facile, o altrimenti vado da plank a down dog e stop, recupero. 10 secondi di recupero, stiamo facendo un lavoro molto intenso, a me piace total body perché è molto stancante. Adesso affondo, spingo giù il tallone, ok, porto la gamba destra in avanti, spingo sul tallone, anche leggermente sulla parte esterna del piede, spingo e se voglio aumentare l'intensità divarico le braccia, perché quando le braccia sono o altezza delle spalle o sopra le spalle, aumenta l'intensità. Così le braccia possono spostarsi, più vanno in alto, più mi aumenta la pressione e aumentano l'intensità del mio lavoro. Posso tenerli a cactus, lo posso tenerli dritte o assolutamente le posso tenere all'altezza dei miei fianchi. Posso anche aggiungere un peso volendo. Queste sono sempre la vostra opportunità di modificare a casa vostra, perché voi state crescendo o magari siete principianti o siete già esperti. Però la cosa importante è farlo a livello che tu ti senti di fare. Cambiamo la gamba, facciamo altri 50 secondi nella stessa maniera, spingendo giù sul tallone del piede sinistro e continuo proprio di spingere verso basso. Non sto provando di innalzarmi, sto provando di abbassarmi, spingere il tallone contro il pavimento. Sto provando di fare di tutto per far sì che allontano da me il pavimento. Le braccia possono essere sui miei fianchi, lateralmente, a cacchio o sopra della testa. Ognuno deve decidere qual è il livello che vuole fare, perché ripeto, più vanno in su le braccia, più si va in su la pressione e non dobbiamo neanche esagerare. Ancora per 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E recuperiamo, 10 secondi. Ok, andiamo a fare il nostro ultimo esercizio. Giù, scendiamo giù, poggiamo i gomiti,
torniamo in un bellissimo plank, perché plank è eccellente. Poi avremo un recupero, ok, tiro sui fianchi e tiro dentro l'addome, ok, un movimento dove lavoro di sollevamento delle anche, addominali che si stringono, continuo a fare il mio allenamento, vai, continuo a tirare sull'addome, concentrati perché mancano le ultime 22 secondi fino al recupero, ok, abbiamo quasi finito, ok, ancora 15 secondi, pompa verso alto, sento il lavoro che sto facendo, ultima, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, ok, adesso abbiamo 30 secondi di recupero, 30 secondi di recupero, prepara anche se dovete bere in questo frangente, se dovete allungarti, aiutarti proprio di fare un recupero di forza, puoi anche pausare e andare magari a fare un plin plin se necessario. Scusi, è un minuto di recupero, non 30 secondi, è un minuto di recupero. Pronti per ripartire? Allunga le spalle, allunga le braccia là dove senti che comunque hai dato tanto. Continua a allungare perché dobbiamo ripartire fra poco. Ci siamo quasi. Pronti. Pronti per metterti in posizione per ritornare a fare un altro giro. Bello intenso, bello pronto e bello impegnativo. Siamo pronti? Ok, 5, 4, 3, 2, 1, partiamo. Vai! E salgo su, scendo giù e salgo su. E proprio potrei anche saltare volendo, però se vuoi devi decidere tu l'intensità. L'intensità può essere alta, può essere bassa. Toccalo per terra, stendo le braccia sopra di me, continuo a lavorare sui talloni, mi raccomando, lavoro sui talloni e provi a dare la spinta non dalla schiena ma dei glutei e delle gambe, e proprio lavorando anche leggermente sulla parte esterna del piede perché quello ti dà la spinta maggiore su il gluteo. Ci manca ancora 15 secondi, comincerai a sentire tanto questo lavoro perché è un lavoro intenso total body, perché e poi se è troppo intenso puoi anche non utilizzare le braccia, fare soltanto uno squat classico per 2 per 1 e stop. Ok, andiamo a prendere un elastico, prendiamo un elastico, un paio di qualcosa che ci permette di avere questo resistenza, e andiamo a lavorare pettorali. Proprio comincio a spingere in avanti facendo una step touch. L'elastico posso andare più velocemente, più lentamente. La cosa importante è che l'elastico rimane sempre in tensione, sempre in tensione, anche incrociando leggermente le mani, provando di incrociare addirittura i gomiti, perché quando incroci i gomiti attivo di più le fibre del petto. Immaginate i pettorali che sono suddivisi in due e vado in chiusura ancora per 15 secondi. Chiudi i gomiti, chiudi le braccia, incrocio, attivando i muscoli del pettorale ancora per 7, 5, 4, 3, 2 e recuperiamo. 10 secondi di recupero, pronti per passare al prossimo movimento. Bevete l'acqua se è necessario. Divarico, ok, divarico, le ginocchia sono divaricate, vado a fare semplicemente un movimento di torsione della busta, del busto, facendo un plié con le interne cosce. Le ginocchia sono sempre rivolte verso il dito medio del piede per proteggere le ginocchia. Apporto spalla sinistra, poi spalla destra in avanti, lavorando per la spalla, per l'interna coscia, per la schiena. Se la schiena si sente troppo stanchezza con questo movimento, riduci il piegamento e proteggi sempre la schiena. Dobbiamo sempre crescere con i nostri allenamenti, non dobbiamo mai esagerare e dobbiamo sempre pensare che è un dialogo tra me e il mio corpo dice quanto energia ha e io lavoro entro il rango di stanchezza ma non dolore, mai dolore. 10 secondi di recupero, ci mettiamo giù, mi appoggio in ginocchio ancora per 3,
Cuore per due, cuore per uno. Ok. Down dog, up dog. Qui io posso andare giù e piegare e farlo con le braccia tese, le gambe tese, o altrimenti io posso appoggiarmi le ginocchia. Se voglio appoggiare le ginocchia mi abbasso e poi risalgo sulle ginocchia, o altrimenti posso trattenere la plank e tornare indietro in down dog, andando da down dog a plank. Ci sono tre diverse opportunità. Allora, ginocchia piegate a terra al lavoro, utilizzando, aiutandomi con le ginocchia, o altrimenti stili militari come lo state guardando, come sto facendo adesso. Ecco, là ho usato le ginocchia, ecco, questa mi aiuta per renderla più facile, o altrimenti vado da plank a down dog and stop, recupero 10 secondi di recupero. Stiamo facendo un lavoro molto intenso, a me piace total body perché è molto stancante. Adesso affondo, spingo giù il tallone, ok? Porto la gamba destra in avanti, spingo sul tallone, anche leggermente sulla parte esterna del piede. Spingo e se voglio aumentare l'intensità divarico le braccia, perché quando le braccia sono o altezza delle spalle o sopra le spalle, aumenta l'intensità. Così le braccia possono spostarsi, più vanno in alto, più mi aumenta la pressione e aumentano l'intensità del mio lavoro. Posso tenerli a cactus, lo posso tenerli dritte o assolutamente la posso tenere all'altezza dei miei fianchi. Posso anche aggiungere un peso volendo. Queste sono sempre la vostra opportunità di modificare a casa vostra, perché voi state crescendo o magari siete principianti o siete già esperti. Però la cosa importante è farlo a livello che tu ti senti di fare. Cambiamo la gamba, facciamo altri 50 secondi nella stessa maniera, spingendo giù sul tallone del piede sinistro e continuo proprio di spingere verso basso. Non sto provando di innalzarmi, sto provando di abbassarmi, spingere il tallone contro il pavimento. Sto provando di fare di tutto per far sì che allontano da me il pavimento. Le braccia possono essere sui miei fianchi, lateralmente, a cactus o sopra la testa. Ognuno deve decidere qual è il livello che vuole fare, perché ripeto, più vanno in su le braccia, più si va in su la pressione, e non dobbiamo neanche esagerare. Ancora per 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E recuperiamo 10 secondi. Ok, andiamo a fare il nostro ultimo esercizio. Giù, scendiamo giù, poggiamo i gomiti, torniamo in un bellissimo plank, perché plank è eccellente. Poi avremo un recupero. Ok, tiro sui fianchi e tiro dentro l'addome. Ok, un movimento dove lavoro di sollevamento delle anche, addominali che si stringono. Continuo a fare il mio allenamento, vai, continuo a tirare sull'addome, concentrati perché mancano gli ultimi 22 secondi fino al recupero. Ok, abbiamo quasi finito. Ok, ancora 15 secondi, pompa verso alto, sento il lavoro che sto facendo. Ultima, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay.